Vuoi filmare tu? Vuoi filmare tu? Cosa c'è? Destra. Destra. Tanto ti si vede solo da dietro. Mi sono il culo di gigante. Ma va, sì, se tu il culo gigante io cosa? Vai. No, non voglio farlo. Uffa. Che bello, non fanno rumore. Dai. Dai. C'è un po' di strada da fare, ma ce la facciamo. No. Mamma, ma io c'è la fare di un aereo. Perché? Vabbè, io torno in aereo. Sabrina, fai polvere! Non è cacca, è una pigna, andiamo! Allora, abbiamo scaricato la macchina e allora vi faccio vedere che abbiamo ricomprato le sedie, perché quelle altre si sono rotte, ne abbiamo prese due rosse e due viola, perché erano quelle in offerta 10 euro, 9,95 euro l'una. Abbiamo sistemato di sotto, siamo andati a dare una prima sistemata e adesso facciamo merenda. Sono tutti di là, io adesso mi sto accingendo a preparare la cena e stasera finalmente facciamo queste benedette fettine impanate che voleva Maurizio. Devo arrampicarmi e andare a cercare però il pan grattato, se no non impano niente. Allora, pan grattato trovato, sapevo che ce l'avevo, e niente, quindi
Volevo fare due chiacchiere con voi, non troppe perché lo so che certe volte mi dilungo estremamente, scusate la mia ciccettudine, però volevo dirvi che oggi siamo andati a prendere quelle cose, siamo andati a prendere, no, non è andato un altro, siamo andati a prendere, l'ho trovata, però non sono sicura che sia ancora buono. A me sembra di sì, perché mi ricordo che una volta ne avevo aperto uno. Questo qua era ancora chiuso e sigillato. L'ho comprato, l'ho messo lì, non l'ho mai aperto. Una volta ne avevo preso uno, l'avevamo usato, poi l'abbiamo lasciato lì. Quando l'abbiamo aperto si vedeva proprio che era andato male. Questo invece era ancora buono, era bianco, è solamente un pochettino denso. Solo che praticamente dicono che è pericoloso perché se è andato male, poi non subito, ma magari dopo qualche mese esce un bruttissimo odore in casa che non capisci da dove arriva, poi invece è bianco. Quindi sono un po' titubante, pensavo magari di usarlo, siccome dobbiamo scrostare e dare il bianco anche di sotto, pensavo di usarlo lì, che è un posto dove non andiamo sempre, no? Così, se per caso non fosse buono, perlomeno l'odore è sotto e non in casa, ecco. Tanto lì ci andiamo solamente per fare la festa il 26 di settembre, poi a parte portarci la roba non ci facciamo niente, quindi nel caso venisse un brutto odore, basta comunque raschiare via il bianco e sappiamo che è per quello. In casa invece comunque se ci devi vivere c'è puzza, diventa un po' più difficile. Sono tutta piena di brillantini, ma non so se si vede perché Pia ha aperto uno scatolino dei brillantini e quindi è un casino. Stamattina siamo andati anche a prenotare le bomboniere per Sabrina, che se le scelte sono bellissime, poi non ve le posso far vedere perché le abbiamo solamente ordinate, ma appena poi le ritireremo, quando poi faremo comunque, perché lo faremo il video della festa. Ovviamente non sarà un video dove potrete vedere esageratamente quello che succede, perché essendoci tante altre persone che magari non vogliono venire, ecco, riprese per andare poi su YouTube, non farò vedere gli altri, ma sicuramente quello che riguarda noi, sicuramente sì, ecco. E poi la cerimonia ovviamente, quindi sì. E anche tutta la preparazione, vi farò vedere anche la preparazione. Aspetta, stai calma. La preparazione della stanza di sotto, cosa abbiamo deciso di comprare, quindi quando faremo gli inviti, poi vi faccio vedere anche quelli che sono arrivati, perché sono arrivati oggi quelli di Manuel e quelli di Pia. E le bomboniere di Pia se le facciamo sempre fare nei negozi di bomboniere dove compriamo anche i confetti per fare le bomboniere che faccio io. Invece le altre due le ho commissionate a lei, ma solamente perché non riuscivamo a trovare niente qui. Che poi tra che prendi questo, quell'altro, quell'altro, più o meno andiamo a spendere come quello che mi ha chiesto lei. Quindi non è che. Cioè, tutto questo risparmio a farsele da soli, ecco. E niente, adesso vado a prendere un attimino le uova e boh, volevo solamente dirvi queste cosine. Comunque stiamo procedendo sia con i lavori che con la preparazione della festa, perché ovviamente mi sono andata a incasinare. Cioè, devo fare due cose contemporaneamente, però per il momento quella lì è a posto. E quelle cose lì le abbiamo ordinate, quindi sono a posto. Adesso mi chiamerà all'inizio di agosto per andare a scegliere la bomboniera di Pia, che la sceglierò insieme alle bambine. E poi dobbiamo iniziare, ecco, l'unica cosa per quello dobbiamo iniziare a fare i biglietti, perché così poi a chi abita lontano li spediamo, invece chi abita vicino, sai, mentre vai tipo ad Acqui lo puoi portare a qualcheduno, non sto a spedirlo, ma chi abita un po' più lontano invece glieli spediamo, così almeno glieli spedisco in tempo. Volevo non andare oltre la metà di agosto, in modo che la gente ha il tempo comunque
di prepararsi, di vedere se può venire e comunque di farsi anche i conti perché comunque sono 5 bambini. A me in realtà interessa poco cioè che portino il regalo e non serve neanche un super regalo, alla fine basta anche solamente un pensierino che può essere proprio anche una cosa sciocchina, nel senso che comunque il bambino è contento, anche un portafoglio da 5 euro per dire. Non è che poi i bambini sono così esigenti. Però ovviamente una persona se viene, ecco, a fare il regalo. Infatti anche per quello domani dobbiamo riuscire ad andare a comprare il regalo per un bambino che abita qui nel palazzo di fianco a noi e che la mamma è venuta oggi a invitare le bambine che gli fa il compleanno se vogliamo andare. E quindi domani dobbiamo riuscire ad andargli a prendere un regalino perché è vero che non lo conosciamo, è piccolino come Pia, quindi è abbastanza semplice. Poi comunque qualsiasi cosa penso che vada bene, nel senso comunque cioè ce l'ho anche avuti anch'io. È un maschietto, è che non ho capito bene. Se è un maschietto o una femminaccia. E quindi non posso andare, tipo, comprargli una macchinina, se è una femmina. Perché a me sembra un maschietto, però non abbiamo mai parlato. L'ha salutato qualche volta Pia perché l'ha visto, le bambine, perché hanno visto un bambino piccolo, poi è di colore. E quindi sono affascinate un po' da questi bambini, comunque hanno lineamenti diversi dai nostri, e quindi loro andavano vicino, l'hanno salutato e tutto. La mamma oggi è venuta a invitarci domani a questo compleanno e quindi devo andare a prendere un regalino, mica possiamo andare senza regalo, cioè un minimo, voglio dire, già ti ha invitato. Poi non ha invitato solamente Oppia, per esempio, ha detto se vuoi portare i bambini. Ovviamente i tre grandi saranno a casa perché non vogliono venire. Verranno solamente le tre piccole, però comunque bisogna portargli un regalo, cioè non si può andare a mani vuote. Io ho parlato di nuovo un sacco, sono 7 minuti che parlo, quindi io adesso vado a impanare queste fettine, le faccio cuocere così sono contenti. Per me ovviamente faccio gli hamburger vegetariani, perché proprio per quanto mi piacciono le fettine impanate, proprio. L'altra volta, l'altro giorno ho fatto cuocere gli hamburger, che avevano un odore che non ce la facevo neanche stare vicino alla padella, quindi evitiamo, cioè proprio io non lo so, boh, questo. Che poi tipo nel ragù, per esempio, ma è che se metto la testa nella pentola quando c'è solo la carne, prima del vino, non riesco più a mangiare. Vabbè, comunque. Vado, se no continuo a parlare. E quindi domani andremo anche a questa festa di compleanno. E quindi poi vi faccio vedere che cosa li prendiamo. Scenderemo. Domani devo portare Giorgia dal dentista. Volevo cercare di scendere prima. Così andiamo fino dal negozio dei cinesi. Prendiamo il regalino al bambino. Portiamo Giorgia dal dentista e poi veniamo a casa. Perché ci vengono a prendere già le gomme domani. E perché ve l'ho detto che abbiamo sbagliato misura e non le hanno potute montare. E quindi domani, oggi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare per fare il reso praticamente. E domani ce le vengono a prendere. E quindi devo tornare indietro velocemente perché poi ce le vengono a prendere. E la festa di compleanno invece ce l'abbiamo alle 6 del pomeriggio. Vado davvero perché ho parlato troppo. Grazie per tutti i messaggi meravigliosi che mi avete messo sotto il video, che per voi è uscito mercoledì, per me è uscito oggi, perché per me oggi è mercoledì. E veramente sono contenta che siete contente. Io sono felicissima che non mi hanno dovuto operare, perché così almeno possiamo andare avanti in tutte le cose che dobbiamo fare. Se invece mi avessero dovuto operare e ci fosse poi cioè dovevi aspettare l'esito e tutto, sarebbe stata una catastrofe. Già così ho solo 2 mesi per imbiancare casa, possibilmente tutta, e per sistemare di sotto, quindi bisogna darsi una mossa. Però
E devo riuscire anche a trovare il tempo per andare da Sara perché è tantissimo che non ci vediamo e io voglio andarla a trovare. Tanto dobbiamo andarla a trovare perché le devo portare gli inviti anche a lei, quindi devo per forza andare da Sara. Però voglio proprio andarla a trovare perché mi fa piacere, non vedo l'ora perché ho proprio, cioè, ho bisogno di vederla, ecco. Sento proprio la mancanza e quindi speriamo che possa andare. Dobbiamo prepararli, preparare i biglietti e quindi poi una volta che sono pronti possiamo andare. Comunque adesso vi saluto perché ho parlato tantissimo. Ciao ciao ciao. Micio. Oh, Micio. Ciao, Micio. Mio micino bellissimo. Ti diamo su questa mascherina che è da lavare. Ciao Micio. Oh, che bel gattino. Ah, c'è anche Olivia. Ciao Olivia. C'è anche la pancia di Giada. Dai, brava. Sveglia Giorgia, brava. Fai un altro touchdown. Allora, siamo tornate un po' tardi dal compleanno. È stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco, soprattutto le bambine hanno giocato tanto, c'erano anche altri bambini, quindi è stato veramente molto bello. Poi abbiamo conosciuto persone nuove e quindi è stato veramente, veramente, veramente bello. Il regalo che abbiamo preso al bimbo è piaciuto, le abbiamo preso un'ambulanza, un camper e una pallina che abbiamo preso uguale anche a Pia. Quando ha visto il regalo è stato felicissimo, quindi questa è la cosa importante. Le bambine si sono divertite, quindi nient'altro. Cosa chiedere? Nient'altro. Io sono qui per salutarvi perché facendo e ridendo e scherzando mi sono accorta adesso che pensavo che oggi è già giovedì. E quindi domani devo uscire, cioè devo uscire il vlog e quindi io devo editare questo video, vi dovevo salutare perché domani farà il vlog del weekend, no? Vi faccio vedere quello che facciamo e quindi niente, quindi sono qui per salutarvi, per ringraziarvi a tutti quanti per i bellissimi messaggi. Vi ringrazio ancora, anche se l'ho già fatto, vi ringrazio di nuovo. Grazie veramente a tutti quanti. Grazie a tutti i nuovi iscritti. Benvenuti in questa pazza famiglia. E niente. Appena ho studiato bene la cosa, ricordate, ci sarà lo speciale 2000 iscritti. Quindi state attenti. E niente che dire. Io adesso faccio un'ultima lavastoviglie e poi andiamo a dormire. Quindi noi ci vediamo. Dunque, questo video per voi esce venerdì e quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Mi raccomando, perché da mercoledì praticamente usciranno i vlog dove
magari facciamo qualche lavoro in più, ecco, perché già domenica, però poi inizieremo proprio a fare qualche lavoro in più, quindi prima di andare a dormire mi devo fare una doccia perché sennò non ho stato pietoso. Quindi mi raccomando, state all'occhio, attivate la campanellina, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e quindi io vi saluto, vi lascio andare, se no parlo 100 ore, vi mando un bacione e ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!